Lorenzo Marone, autore del libro Un ragazzo normale, ha incontrato gli studenti di Pagani in occasione dell'iniziativa Libriamoci presso il Circo L'Unione. Al centro della storia, ambientata nel 1985, c'è Mimì, un ragazzino che vive con la sua famiglia in uno stabile del Vomero a Napoli, dove il padre lavora come custode. La sua storia si intreccerà con quella di Giancarlo Siani, giornalista ucciso dalla camorra. Noi oggi pomeriggio siamo qui per discutere del libro di Lorenzo Marone, Un ragazzo normale, che tra i suoi tanti pregi ha quello di restituirci l'amore che Giancarlo Siani provava per il suo lavoro, che traspare nelle pagine di questo racconto, che chiaramente è per lo più di fantasia. Giancarlo è ricordato con grande amore in questo libro, con le sue difficoltà di sfondare in un lavoro molto difficile, perché all'epoca era e rimase fino alla fine dei suoi giorni un precario, un abusivo, non aveva ancora il contratto a tempo indeterminato, sperava di ottenerlo di lì a breve, sarebbe sicuramente andato avanti, avrebbe fatto tanta carriera. È un po' il supereroe al quale si... amato da Mimì, che è il protagonista, questo ragazzino di 12 anni, il protagonista del libro, che era appunto più che un supereroe, era un eroe quotidiano, cioè un ragazzo normale che però ha compiuto degli atti da eroe, ha compiuto delle scelte da eroe, delle scelte coraggiose, proprio perché quando doveva ha seminato, ha costruito, è stato mosso dalla voglia di imparare, di conoscere, di sapere. Siamo orgogliosi di avere a che fare con professionisti di alto livello, che danno questa opportunità ai ragazzi di ampliare i loro orizzonti, i loro punti di vista, quindi ne siamo veramente felici, perché cerchiamo di dare sempre il meglio ai nostri studenti. Questo libro soprattutto ha suscitato un'emozione particolare nei ragazzi, infatti la prima volta che leggendo il libro nella mia classe ho notato che i ragazzi si sono divertiti, emozionati e soprattutto hanno anche pianto.